se si sposta. Oh! Oddio, è successo! Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Non so a che ora uscirà questo video. Da come sto facendo tardi, penso molto molto tardi. Ma va bene lo stesso, ragazzi. Tanto l'importante è divertirsi. Questo è un bel video, sicuramente sarà una grande gara, perché il Messico mi piace come pista sul gioco. Ho fatto delle belle prestazioni con tutte le vetture, sia con l'Alfa Romeo che col My Team. Quindi adesso dobbiamo tentare di prendere la zona punti con la nostra AS. Siamo a 5 punti nel campionato. Dobbiamo fare qualcosa in più. Abbiamo cambiato tutto l'altra gara, quindi abbiamo quasi tutto nuovo. Raga, ho fatto un setup per l'Ori Apex pazzesco, incredibile. Non mi andava bene, era troppo diretto. In 3 mosse ho portato l'Ori Apex a essere un volante perfetto su questa pista. Ormai sono un mago dei setup. Ma non per vantarmi, perché riesco sempre a trovare il piccolo incastro giusto per avere un volante al top. Quindi, ottimo giro, P13, siamo un secondo e tre dalla vetta, quindi buona prestazione, la vettura è migliorata durante l'anno. Perciò ci buttiamo in gara con tante speranze. Come al solito, raga, prima di partire iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, dove anche oggi abbiamo messo offerte incredibili, tutti i giorni le mettiamo, sul canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprima, su Fruit Lab e su Twitch, dove stiamo facendo veramente miracoli, e domani sera su Twitch 9:30 si parla di Formula 1. Partiamo, ragazzi, andiamoci a prendere i punti. Su! Non malissimo, Ho cercato di far pattinare meno possibile le gomme. Oh! Si botta tutto all'esterno, Corris. Madonna santa, rischia di essere preso, pazzesco. Oh! In tre con Vettel e Ricciardone, che sono più veloci, c'hanno il motore Mercedes. Corris si butta in mezzo. Oh! Pazzesco, passa super, pazzesco, raga. Oh, rischio di prendere Pierino Gasly. Pazzesco, raga, l'ho regolato via. Era in guida, invece adesso l'ho regolato proprio ad hoc. Faccio un po' di fatica qua nel settore veloce, ma sono anche io che chiaramente più vado avanti, più non ho più la sensibilità di prima con Lori, perché ci gioco di meno. Sei buttato dentro, Corris. Gasly lo chiude. No! Larghissimo, super. Oh, mangiavo. Minchia, quanto gli abbiamo dato a Gasly. Pensavo che eravamo affiancati, invece Gasly dietro, con zona punti, pazzesco. Raga, una partenza mostruosa. Quindi è chiaro che allenandomi di meno, prima giocavo solo con Lori, avevo molta più dimestichezza, ora è difficile. Oh, Gasly arriva, Corris in mezzo a tutti i motori potentissimi. A confronto del nostro. Sembra assurdo dirlo, ci prova Gasly. Chiude Corris. Oh, pure Ocon davanti. Si aiuta con l'Hers, Corris, ma non ne deve strafare, abusare, perché dopo non ce l'abbiamo. Oh, si riavvicina a Fernandinello Alonso. Minchia, raga, sembravamo il nuovo panino di McDonald's, quello di Bastianic. Raga, ci vuole la terza in uscita a sicuro, perché la vettura si incapretta. Vicino Corris a Fernandello. Vedete, qua faccio un po' di fatica, ma parzializziamo un po' col gas alla fin fine. Arriva super su Alonso. Si fa vedere super. Oh, ci voleva provare qua. Non ce la fa. Verstappen fa una compilation di giri veloci. Corris vicino. Da questo giro potrai usare DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te.
No, come tenta Corris, se deve lasciare, ragazzi, stiamo a giocare qualcosa di importantissimo. DRS! Stai distanziando l'auto alle tue. Perché non me l'hai dato il DRS? È tosta, raga, perché Gasly dietro pressa, Alonso vuole scappare. Qua lasciamo tutto a terza, anche se abbiamo poco freno moto. Oh! Si è dentro Gasly, ma Corris lo chiude. Quasi non me ne ero accorto, raga. Incredibile, siamo ancora tutti vicini. Nulla è precluso. Oh, grande fatica di Corris qua, che ha il DRS però. Qua c'era anche Fernandello, non ce la fa. Frena un po' prima Corris. Tutto di terza qui. Sfrutta l'ERS. Sfrutta l'ERS Super Corris. E rimane attaccato a Fernandello Alonso. Rimane attaccato Super, dai. Piglialo. Niente, siamo praticamente pari col motore Renault. Oh, vicino Corris. Mannaggia la miseria, raga, quanto mi era avvicinato. Alonso scappa, Corris. Corris non vuole lasciarlo scappare, vicino. Oh! Oh, quanto è vicino qua, Super. Raga, siamo vicini. Ah, un po' largo Corris qua. Va tutto all'esterno. Ora prendo una scia buona. Si butta dentro, rimane in pista. E passa Fernandello. Pazzesco, guardate quanti ce ne abbiamo qua davanti. Oh, larghissimo Super. Non ci voleva. Ha rischiato di prendere il muro. Pazzesco, raga, vediamo pure le gomme che ci vogliono mettere, che sti folli qua. Oh, arriva Alonso, Corris non può andare più in scia. Finisce l'ERS, finisce tutto. Ah, largo Corris, si protegge, mette una seconda che non ci voleva in quel momento. Oh, che ha fatto Alonso? Errore di Alonso. E Corris scappa. E Corris scappa da Alonso, forse. Raga, qua siamo costretti a fare sti giochetti qua. C'ho la pedaliera che mi sta scappando. Catroia. Oh, come esce Corris? Come esce Corris? Pazzesco! Fa la curva in maniera incredibile. Oh, ci provo con a tenere, Corris passa. Pazzesco, raga. Pazzesco quello che sta succedendo oggi. No, larghissimo di nuovo Corris, non ci voleva. Ho questo sempre a cazzotti ci devo fare. Vai. Avvicinando la finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Niente, non abbiamo più la scia. Arriva con Corris all'esterno, ci riprova un'altra volta Ottavi, pazzesco. No, largo Corris. E vai, si riprende il DRS però. No, raga, stanno a scappare questi qua avanti. Ocon ci sta facendo perdere il treno che conta. Non perché l'ottavo posto non sia buono, però. Tanto io la vado sempre largo. I richiami non me li dà. Trovo strano anche le palette del cambio, che sono di plastica, molto leggere. Ora sono abituati ai grandi click dei volanti Thrustmaster. Ma recupera qualcosa Super.
No, largo, largo, male. Male la Corris, male. Tutto di terza, super. Braccato dalle due Alpine. Sembra che abbia un problema. Distacco dall'auto davanti. 1,6 secondi. Raga, scappa nel rettilineo, non ci posso fare nulla. No, torno con. Torno con, Corris finisce l'ers. Se ne butta l'esterno con. Oh, Corris si dà spazio. Poi lo chiude, si sfiorano i due. Oh, Gasly, pazzesco. Gasly è passato per Alonso, passa pure con. No, sono là in battaglia, pazzesco. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. No, raga, mi devo allontanare da questi qua dietro. Davanti mi stanno a far perdere tutte le posizioni. Concentrazione massima di Super. Box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Fa la pazzia Corris, raga, lo so che è una pazzia. Oh, larghissimo Corris, errore. Fa un errore clamoroso Corris. Torna in box, pit stop. Box, box, per Super. Cipata, però 10 gialle. Quelli da fare, 10-11. Perché raga, sto perdendo troppo. Fuori, esci ora. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Molto aggressivo, molto. Aggressivo Corris, che sa che qua si gioca tanto. Con i giri che riuscirà a fare ora veloce con le gomme nuove. Anche se alla fine avremo le gomme più usurate, però intanto adesso ce lo giochiamo. Raga, non fate caso alle traiettorie che non sono perfette, perché ripeto, con Lori mi trovo un po' in difficoltà a giocarci non usandolo mai. Arriva Corris su Mazepin. Oh, Norris e box, Gasly pure, Giovinazzi pure. Chi è questo? Oh, Corris prende l'anno Norris. Pazzesco, raga. Abbiamo recuperato tanto su Norris, che era a 3 secondi, l'avete visto che storia? No, perché non mi ha dato il DRS, pezzo di merda. Minchia, quanto va di più la McLaren in rettilineo, raga. Ci ho mangiato mezzo secondo in un rettilineo questo. E sai, impazziti. Ah! Principio di testa coda di co. Dai, va. Speriamo di non aver fatto la minchiata pure oggi. Non ho capito per quale motivazione macabra. Niente, Norris non lo potevamo tenere. Non riesco a percepire la scia di Lando. Dai, corra su. Raga, sento la vettura in crisi. Non sento più il posteriore. Cazzo di Mazepin, non lo potete lasciare fuori un altro po'. Guardate quanto guadagna Norris e rettilineo. Escono altri ai box. Non ho capito chi è quello davanti. Sainz. Battaglia tra Sainz e Norris, Corris si vorrebbe inserire, ma non ce la fa.
No, raga, largo, sto a fare un casino. Sto andando a riprendere pure Perez e Gasly. Beh, raga, dobbiamo mantenere mo la nostra zona punti. Che penso non siamo decimi, dovremmo essere ottavi almeno. Applausi per Corris. Minchia, quanto ha guadagnato Perez. Ma non c'avevi problemi, Perez. No, largo, raga, non la tengo più. Ho qualche problema, non ho capito dove. Ma non gira più la macchina. Problemi per Super. Problemi per Super. Questo è arrivato qua dietro. Pasticcino. Non siamo nella posizione dove dovremmo essere, raga, purtroppo. Si sposta Corris. Perez non vuole la scia per ora, la prende Perez. La prende Perez. E ci avrà il DRS pure sull'altra parte di pista. Oh, bandiere gialle, che sta succedendo? Bandiera verde. Oh, cazzo, sta a prendere il DRS. Ma raga, guardate quanto vanno tutti il rettilineo più veloci di noi. Oh, Tsunoda è fuori. Oh, ottavo di nuovo, finalmente. Se ne va Perez, ragazzi. Adesso dobbiamo resistere. Con le mani e con i piedi. Che li abbiamo vicini. Vicini, vicini. Troppo vicini. Cazzo, quanto è vicino Gasly. Giro veloce. Cazzo, ora... Oh! Ah no, pensavo che eravamo setti. No, siamo ottavi, ma va bene. Però guardate quanto guadagna Gasly. Porca troia, voglio... Dai, ma guadagna troppo. Attenzione, attenzione. Qualcuno è uscito di pista davanti a testa. Ha rotto i coglioni, Tsunoda. Raga, ma dipende tutto da noi. Quello che riusciremo a tirar fuori dalla nostra prestazione, dalla nostra macchina, dal nostro Apex, è quello che ci toccherà a fine gara. I punti o una clamorosa debacle. Guadagna due decimi Corris guidato. Il problema è che noi siamo troppo lenti. In questo punto siamo lenti. Vedete, non riesco a tenere proprio la macchina. E poi i rettilini siamo molto più lenti. Ah, largo, largo, super, non va. Sta tentando in tutti i modi di ritirar fuori Gasly dalla zona di RS. Ok, il distacco è 2,7 secondi. Un macello, raga. Sarà un finale incandescente. Corris si prova a difendere con le mani e con i denti. Ma guardate quanto recupera Gasly il rettilineo. E ora inizia a prendere anche la scia. Un secondo. Inizia a prendere il DRS fra poco Gasly. Beh, ciao. Che gli hanno prestato il motore di Hamilton del Brasile. Noi qua ci dobbiamo provare a difendere, ma non sarà facile. Eccolo là. Gasly, zona di RS. No, cazzo, vabbè, raga, non c'ho la sensibilità, ve l'ho detto, non riesco. Vai, distrugge tutto Corris. Purtroppo certe curve non mi riescono più perché non riesco ad avere molta sensibilità con l'Ori Apex.
C'è Superbania, Supercorris. C'è Superbania, Supercorris, ma Casilio ormai è dietro, è arrivato. Raga, 5 giri proprio qua, disastrosi ci aspettano. Con la nostra velocità inesistente, arriva Gasly. Il cazzo. Devono percorrere ancora una lunga distanza. Arriva Gasly, corsi dall'esterno. Di dall'esterno. Ah, si butta dentro Gasly. Si sfiorano i due. Pazzesco come si difende Corris. Arriva Ricciardo, arriva Ocon. Qua devo stare attento, ora prendiamo la penalità, se sbagliamo. Prova a riprendere un po' di stacco Super Corris. Madonna raga, mo ci salgono sopra tutti qua. Eh no cazzo, una gara pazzesca. Rischia di rovinarsi. Ma perché poi tanto Ricciardo o Ocon che sono dietro, tanto hanno le scie, quindi e gli RS, quindi non è un problema. Ci potrebbero passare in branco. Arriva Gasly. Corris si sposta. Oh, oddio, è successo. Ok, via libera. Si toccano i due. Io... Che è successo? Safety car. Vai, safety car, raga. Safety car in pista, riduci la velocità. Sembra che ci siano molti detriti sparsi sul manto stradale. Pazzesco, raga, è successo. Praticamente ho fatto la onda come ha fatto Verstappen a Abu Dhabi. E Gasly è arrivato, ma non si è reso conto che io stavo rientrando sull'interno, perché non è che gli ho all'esterno, brutto pollo. E niente, ma ha preso. Ora qua la pazzia sarebbe mettere le rosse e provare, ma dopo arriviamo. Dopo rischiamo. Riduci la velocità. Anche perché noi rettilinei non riusciamo. Rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Noi rettilinei non siamo veloci, questo è il problema. No, no, ce la giochiamo così, raga. Tanto la safety car massimo ci potrà dare un paio di giri. Risparmiamo le gomme, l'ERS e tutto per dopo, che servirà l'ERS proprio a vagonate. Pazzesco, raga, che succede? Corris crea una safety car dal nulla. Stanno a raggiungere la safety? Allora, raga, ora mancano 3 giri. Carburante a sufficienza per altri 3 giri. Penso che almeno 2 giri ce li fa. Ma noi se non ci fa manco un giro siamo pure contenti, eh. Pazzesco, raga, forse abbiamo svoltato la gara. Non l'ho fatta apposta, giuro, eh. Non l'ho visto, Gasly. Ho fatto una onda, ho detto rientro. E infatti sono rientrato sulla destra proprio per dargli l'esterno, perché se avevo pure l'interno si... Si inseriva facilmente. Ah. Mazepin e box. Vedete come il team ha differenziato strategia. Sì, ma dove minchia sta la safety car? Che ancora arrivo. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. No, ma che cazzo, non c'è stato tempo ad arrivare a noi. Vai. Pazzesco, Corris arriva all'ultimo secondo. Ah ma sì, ma non rompere i coglioni. Se lo fa Verstappen non lo posso fare pure io. Non sto per prendere per... La pista è libera. Ottimi due giri. Non c'è il DRS, Corris prova a tenere Perez in tutti i modi. Perché in velocità di punta siamo disastrosi. Ottavo Corris, dai. Ci devi provare a prendere sti benetti punti. Oh, largo, errore di Corris. Ci prova Ricciardo. Corris fa largo per non prendere Ricciardone.
Oh. Allora, siamo vicini. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Ricciardo vicino, Coris perde quasi la zona di RS. Perde quasi la zona di RS, deve rientrare. Aggressivo qua. Ma ci aspetta la safety car o riparte come cacchio gli pare? Ti prego, dammi il DRS, Perez. Sì, ce l'abbiamo. Ma non ci abbiamo la scia, raga. Scappa Perez. Pazzesco. No, non ce l'ho, cazzo. Non c'è il DRS. Non ci sta il DRS, raga. Dalle esterno a Ricciardo, Corris. Oh, lo chiude. Oh cazzo, sono uscito male. Ricciardo ci riprende la scia. Gli ridà l'esterno Corris un'altra volta. Se ne botta Ricciardo. Ah, Corris tutto di terza. Oddio quanti ci abbiamo qua dietro, era pazzesco. Anche perché siamo quelli che hanno le gomme più vecchie da tutti questi, ricordatelo. Corris piano, piano, non fare cazzate, ti hanno la penalità. Ce ne prova Ricciardone. Corris si dà all'esterno, sempre. Ultime curve! Vai raga, pazzesco! Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la Yes! Pazzesco, voglio! Pazzesco! Grandissimissimissimissimissimo Supercorse, grandissimo! Grandissimo risultato, raga! Alla classifica piloti, forte di una brillante prestazione, Max Verstappen si insedia al primo posto della classifica. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Direi Esposito. Molti piloti si sono messi in luce oggi, ma credo che lui sia stato l'unico a sfruttare a pieno il proprio potenziale. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori.